il motivo del sit-in è relativo soprattutto al mancato pagamento a tutti i lavoratori delle economie dell'anno 2015, ma non è soltanto questo, ma registriamo una grave carenza di attenzione nei confronti dei dipendenti comunali tutti, perché l'amministrazione è assente per quanto riguarda l'incremento delle ore del personale part-time, è assente se non per numeri irrisibili per quanto riguarda la stabilizzazione del personale ancora LSU. Non vi sono notizie per quanto riguarda il passaggio a tempo indeterminato del personale precario, sono circa 700 più 50 articolisti, 56 articolisti, che ancora ad oggi il contratto è in scadenza, è stato prorogato ed è in scadenza a breve. Quindi i lavoratori sono in sit-in e protestano e noi porteremo all'amministrazione comunale, quindi insieme con le altre organizzazioni sindacali, la UIL, il CSA, il COBAS, il DICAP, ALBA e CUB, porteremo insieme, tutti insieme, la nostra protesta, anche il SILPOL, porteremo insieme la nostra protesta all'amministrazione comunale perché ci dia ascolto, perché ci dia delle risposte. Queste vogliamo, risposte.